Buongiorno, buongiorno a tutte, ben ritrovate. Eccoci qua. Allora, sono le 15:32, abbiamo aspettato qualche minutino perché abbiamo le nostre cose da sistemarci dell'ultimo minuto. E adesso siamo appunto in diretta, oggi sabato. Sapete che le ultime dirette le abbiamo fatte di sabato pomeriggio, così abbiamo anche un po' più tempo per qualche chiacchiera, qualche saluto in più e ce la prendiamo più con comodo. Ecco, per il momento mi piace farla anche in questo orario. Vedo che molte di voi si collegano e non hanno problemi. Per chi invece non può collegarsi, comunque la nostra diretta resta sempre registrata. Intanto, ringrazio i miei ragazzi, ho sempre Giacomo che poi mi passerà i vostri commenti, i vostri saluti e ho Elena alle riprese che poi appunto vi farà vedere anche da vicino il tutorial delle nostre ciliegie. Allora, siamo a giugno, il mese delle ciliegie. Allora, tante di voi mi hanno chiesto: ma perché non fai il tutorial delle ciliegie? Mi piacerebbe fare la ciliegia. Ho visto che lo avete fatto in corso, è stato un corso bellissimo a Trieste. E allora ho programmato appunto questa giornata per farvi vedere questo tutorial che sarà veloce, vedrete che è veloce da fare. E abbiamo appunto proposto le ciliegie come frutto e il fiore di ciliegio. Ecco, allora io intanto vi faccio vedere questa bellissima gerla che abbiamo preparato con le nostre ciliegie e i nostri fiori. Ecco qua. Allora, è d'appoggio, guardate che particolarità che ha, molto molto bello come oggetto. Ho inserito della spugna all'interno e ho posizionato le nostre ciliegie e i nostri fiori di ciliegio. Ecco, allora oggi vi accolgo con questa confezione di ciliegie e fiori di ciliegio. Ecco, la terrò qui qualche minuto, magari il tempo che vi saluto, e poi la sposto un attimo e passeremo al tutorial. Ecco. Allora ti saluta Marisa Colussi, scrive buongiorno a tutti. Ciao Marisa, ben ritrovata, spero che tu oggi ci veda bene. Ecco. Gabriel Rumer scrive ciao Cinzia, un bacio dalla Toscana, sono qui. Ah, bene, non sei a Trieste oggi, sei in Toscana? Bene, 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 dai, mi fa piacere. Ciao Gabri, ciao. Speranza Pellegrini, ciao, eccomi, sempre al top. Ciao Speranza, ben ritrovata anche a te. Antonella Berretta scrive buon pomeriggio. Buon pomeriggio Antonella, ben ritrovata. Paola Franchin scrive buongiorno a tutte. Ciao Paola, ciao cara, ci vediamo qua oggi. Ecco. Mary Pelucchi scrive buongiorno. Buongiorno Mary, ben ritrovata. Sabrina Borgato ti saluta con un ciao. Salve, ciao Sabrina, Ti ciao. saluta anche Barbara Ghiotto. Ciao Barbara. Patrizia Venturini scrive buon pomeriggio. Ciao Patrizia, ben ritrovata anche a te. Lenka Bergamo scrive buon pomeriggio a tutti voi. Ciao, ecco la nostra amica Lenka, che oggi vedo che sei presente, mi fa piacere. Rosana Di Guglielmo scrive complimenti per tante belle cose che fate. Grazie, grazie per i tuoi complimenti, grazie. Barbara Pivesso scrive ciao a tutti, sempre cose meravigliose. Ciao Barbara, ciao, ben ritrovata. Clara Mariotto scrive eccomi, sono pronta per mangiarmi un cestino di ciliegie. Brava Clara, brava, Ciao brava, Cinzia brava. e anche a Giacomo. Ciao Clara, ben ritrovata anche a te. Salutami il marito. Ecco, saluto anche i mariti delle creative che spesso si subiscono la mia diretta. Ecco, un saluto anche a loro oggi. Michela Brusatti scrive Ciao Cinzia. Ciao Michela, ciao, ben ritrovata anche a te. Gabriel Rumer scrive Stupenda. Grazie, grazie. Sono proprio bellissime queste ciliegie, danno proprio il senso di colore, di frutta, di estate. Ecco, poi io sono stagionale, ve lo dico, io vivo la stagione proprio. Enrica Coggiola scrive ciao, ben trovata anche ai Ciao tuoi Enrica, collaboratori. ciao, 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 ben ritrovata anche a te. Sabrina Borgato scrive complimenti, crei cose meravigliose. Grazie Sabrina, grazie. Alina Bella scrive ciao, bellezza. Ciao, ciao Alina, hai visto che ci sono oggi? Ecco, sono qua. Ecco, salutami anche tu il marito, perché so che anche lui si subisce la mia diretta. Laura Cassotti scrive ciao carissima. Ciao Laura, ciao.
Anna Rita Morosi scrive: ciao Cinzia, sempre un piacere. Ben ritrovata, Anna Rita. Mi fa piacere che ci sei anche tu. Vediamo se poi c'è anche Giuseppina. Ecco. Lenka Bergamo scrive: bellissima composizione. Grazie, Lenka. Grazie, grazie. Daniela Sarzi scrive: ciao a tutte. Ciao, Daniela. Ciao, ben ritrovata. Luisa Alessio scrive: ciao Cinzia, sono presente. Sei gentilissima come sempre. Un grandissimo abbraccio. Ciao, Luisa. Un abbraccio anche a te. Orietta ti saluta, scrive: ciao Cinzia. Ciao Rietta, ciao. Lorena Fuser scrive: buongiorno Cinzia e Giacomo, grazie per tutte le vostre splendide creazioni. E buongiorno Lorena, buongiorno anche a te, ben ritrovata. Buongiorno Rita Tornieri scrive: ciao, buon lavoro. Rita, buongiorno. Marisa Colussi scrive: bellissima cornucopia. Bella, vero? È proprio bella, guarda. Anche l'oggetto, poi eventualmente ve lo farò vedere anche senza i fiori, così vedete com'è fatto. Silvia Ecco. Ricci scrive: scrivo da Roma, ti ho scoperta da poco, ho già acquistato la fustella del Fiordaliso. Complimenti perché fai degli accostamenti di colore fantastici e bellissime idee. Grazie, grazie. Allora, io sono molto, molto delicata con i colori, devono proprio essere perfetti insieme, altrimenti non vado a fare le composizioni, cioè provo, riprovo, tolgo, metto. Con il colore mi piace molto vedere gli accostamenti, son tanto tanto delicata, quello ve lo posso assicurare. Paola Scalabrin scrive: ciao, adesso devo andare via, vi guardo stasera con calma. Paola, ci vediamo dopo, cioè tu ti riguarderai la diretta, perché appunto la diretta i miei ragazzi fanno in maniera che vi rimane, potete rivederla quando volete e dunque chi magari non può seguirla fino in fondo. Poi può rivedersi il video. Ecco, allora, poi io con calma questa sera o domani, perché poi siamo a fine settimana, mi rileggo tutti i vostri saluti, tutti i vostri commenti. Se ci sono domande che magari ci sfuggono, perché a volte vedo che ci sono tante domande, ci vorrebbe una diretta da 3 ore magari per poter rispondere a tutte. E magari vi rispondo in un secondo momento, con il messaggio, ecco. Poi mi rileggo, ve lo assicuro. Allora, intanto per iniziare, vi parlo della novità di oggi. Allora, quando ho proposto le ciliegie, allora noi abbiamo fatto la tazza, vi faccio vedere, c'è il kit di questa tazza. Questo è il corso che abbiamo fatto su a Trieste i primi di giugno con le ciliegie e tutti i fiori che voi vedete. Ecco, di questo c'è il tutorial e c'è il kit per fare questo progetto. Mentre poi mi chiedevano appunto di far vedere le ciliegie. Avevo anche un altro progetto perché del fiore grande, ad esempio, avevamo usato la fustella del portatovagliolo. Del fiore piccolo di questo progetto mi mancava la fustella e su proprio durante il corso mi hanno chiesto: ma il fiore piccolo ce l'hai, il fiore di ciliegio? No, non ho mai fatto il fiore di ciliegio. E lì mi è partito subito l'input, perché poi quando qualcuno mi dà l'input, parto subito a pensare e a creare qualcosa di nuovo. E da quel giorno lì ho iniziato a pensare alla fustella del fiore di ciliegio, perché appunto ci mancava nel nostro repertorio. Ed è nata, eccola qua, vi faccio vedere. Questa è la novità della nostra diretta. Ecco qua, potete vedere, è la fustella, la nuova fustella del fiore di ciliegio. Così poi si potrà utilizzare sia nella tazza, possiamo utilizzarla come potete vedere adesso su queste composizioni e anche in altri progetti, ad esempio c'è anche la ghirlanda che ha dei fiorellini piccoli, si può utilizzare sempre questa fustellina. Poi quando vi farò vedere il fiore vi do anche altre 2 o 3 idee su come utilizzarla. È nuovissima, poi vi faccio vedere, ci sono 3 pezzi all'interno, c'è il fiore. Abbiamo il calice, perché c'è sempre il calicetto da mettere sotto, e c'è anche poi la fogliolina. Ecco, allora la particolarità nel fiore di ciliegio, perché guardate che me lo sono studiata bene, non è che poi io le cose le faccio così e
le studio. Nel fiore di ciliegio, nel ramo, guardate che bello che è, ci sono pochissime foglioline. Abbiamo il fiore che è molto semplice, perché magari a volte anch'io andavo a crearlo più pomposo, però effettivamente in natura il fiore di ciliegio è semplicissimo. È un fiore con 5 petali, eccolo qua, singolo. Non è doppio, non ho triplo, come magari a volte vado a creare proprio per riempire tanto le composizioni, ma è solo un fiorellino semplice. E ci sono i boccioli, ecco, poi vi farò vedere anche il bocciolo, che viene fatto sempre con la stessa fustellina. E come vi dicevo appunto, ci sono pochissime foglie. Nel fiore, nel ramo, ne trovate poche foglie. Se voi guardate proprio in natura, ci sono tanti fiori, ma poche foglie e piccoline. Ecco qua, abbiamo preparato tutto nella fustella. Poi, per chi vorrà realizzare questa composizione o qualcosa di simile, guardate che bello, ho fatto anche questa cassettina che ho pubblicato ieri sera. Eccola qua, è piccolina, sembrava enorme, grande, ma è piccolina. Per chi vorrà realizzare delle ciliegie, e magari può realizzare un ramo così con tutti i fiori. Questo è un ramo secco di una pianta, potete tagliarle magari se avete qualche pianta in giardino, e se non avete piante fate una passeggiata magari in qualche bosco e vi ritagliate qualche rametto che poi andiamo a incollare i fiori. Ecco, per chi vorrà realizzare i fiori di ciliegio e le ciliegie, abbiamo preparato un kit, eccolo qua, questo è nuovo, kit nuovissimo. Avete all'interno 9 ciliegie e 12 fiori di ciliegio, vero? Se non sbaglio, Massimo? Sì. Ok, 12 fiori di ciliegio già tagliati, fustellati dal nostro fustellatore. Lui già ha messo in opera la fustella, l'ha già testata, ve lo assicuro, e funziona benissimo. Complete con le foglie e anche con la corollina, con il calice, ecco come lo chiamiamo noi. Il carta modello incluso, che avete poi il disegno della ciliegia e anche del fiore. Il kit completo viene 17, fate 9 ciliegie e 12 fiori completi con la corolla sotto e con le foglioline. Poi, per chi vuole farne delle altre, abbiamo sempre il nostro solito set, eccolo qua, set in offerta, sempre 5 pezzi a 10 euro. Adesso Giacomo poi vi caricherà tutto sul sito velocemente, che abbiamo già preparato tutto stasera. E troverete l'offerta, e fino a quando? Fino a 15 giorni di solito durano le offerte, 15 giorni, 3 settimane, poi vedremo giusta la data, però ecco, voi sapete che nel giro di queste 2-3 settimane avete la possibilità di acquistare 5 panni a 10 euro. Abbiamo messo 2 rossi, un rosso chiaro e un rosso scuro, che usiamo per le ciliegie, proprio per dare anche un po' di movimento. Abbiamo messo il rosa del fiore del ciliegio, il verde per delle foglioline che poi potete utilizzare anche per fare altre foglie, e abbiamo messo questo marrone melanciato perché è proprio il colore giusto giusto di quella corollina che c'è sotto al fiore. In natura è un marroncino, ecco qua. Dunque avete questi 5 pezzi a 10 euro che potete acquistare in offerta. Silvia Ricci scrive: il gambo della ciliegia con cosa è realizzato? Si trova nel kit? Sì, certo. Allora, nel kit troverete anche il materiale per fare il gambo della ciliegia, e comunque andiamo a riutilizzare, non so per chi ha visto il tutorial dell'uva, andiamo a riutilizzare la raffia animata. Eccola qua, perché si piega, vi rimane rigida se avete bisogno, ed è veramente validissima per fare questi tipi di lavori. Ecco qua, allora potete utilizzare ad esempio il verde salvia, che appunto sarà nuovo nel sito, il verde scuro, il verde chiaro, poi abbiamo anche il color ruggine che sembra un aranciato, ecco. Non ho il marrone al momento, non so se mi arriverà, però comunque ho preferito farli sul verde, ecco qua. Però troverete tutto sul nostro sito, la raffia animata. E Alina Bella scrive: con un kit quante ne vengono? Fai 9 ciliegie con un kit e 12 fiori, devo memorizzare i 12 fiori perché mi scappa dalla mente, 12 fiori di ciliegio, che dopo magari ne farete 9 e 3 boccioli,
10 due boccioli perché vengono utilizzati anche per il bocciolo proprio il fiore, uguale identico. Poi c'è chi ha già prenotato la fustella, quindi dopo con calma a fine Certo. diretta guarderai te Esatto, allora di vi do anche contattare. un po' i punti di riferimento per gli ordini. Abbiamo un sito, poi come vi dicevo in giornata Giacomo metterà tutto, queste cose qua nuove, troverete fustella, troverete il kit, c'è anche il set del panno Lenci nuovo. Ecco, non preoccupatevi, voi se cercate set panno Lenci per ciliegie e fiori di ciliegio, il rosa sembra bianco, non è bianco, è rosa. Fidatevi perché i colori nelle foto sono terribili. Sì, è molto difficile fare proprio il colore reale. E io ho fatto le foto stamattina, vi sembra bianco, però è rosa, è proprio rosa. Ve lo garantisco, voi comprate senza preoccuparvi, prendete il set ciliegie e vi arriva questo che vi ho fatto vedere. Ecco. Poi Enrica, scrive: cosa costa la fustella? La fustella viene 25 euro, ecco, nuova, piccolina, molto carina, si usa anche molto, in maniera molto veloce perché essendo piccola si passa velocemente sotto alla big. Ecco. Se avete bisogno, poi un altro recapito, potete fare anche un messaggio WhatsApp al 338 83 10 184. Ecco, magari segnatevi il numeretto. Poi magari lo mettiamo anche sulla fine diretta, vi metto il recapito del sito e anche del mio numero di cellulare. Se volete lasciare un messaggio nella diretta, poi io vi ricontatto oppure scrivetemi anche su Messenger. Ecco, portate un attimo pazienza, se magari i primi giorni non vi rispondo immediata, perché magari vado in ordine man mano che mi arrivano i messaggi. Sempre Alina scrive: no, il kit panno Lenci, scusa, non ho specificato. Il Cioè, in un kit, kit panno Lenci quante ne escono? allora qua aspetta un attimo perché abbiamo fatto il conto ieri, chiedo al fustellatore che ha fatto un attimo di conti, ti ricordi per caso le ciliegie quante in un... Dai 24 ai 28. Sì, te ne vengono tante, fa conto un 25 ciliegie, ecco, sicure. Lo stesso i fiorellini ve ne escono parecchi e il verde e il marrone ne avanzate anche per fare anche qualche altro lavoretto, ecco. Con un kit da 10 euro fate un cesto di ciliegie così, ve lo garantisco perché ne escono, ecco. Poi quando avete preparato un bel po' di ciliegie, guardate così, magari un bel cestino, vi siete preparati un bel ramo. Non serve chissà che, vi prendete anche un cestino, le mettete in mezzo alla tavola con il ramo in mezzo e avete già fatto un bel centro tavola. Ecco, non servono composizioni, chissà che difficoltà, ma semplicemente li mettete su un cesto con il suo bel ramo di fiori e vi fa estate, vi fa colore, vi fa giugno, ecco, giugno proprio. Bene. Sabrina Alberti scrive: ciao Cinzia, un grande saluto da Punto Creativo Trieste. Ciao Sabrina, ben ritrovata. Ecco, oggi sei anche tu nella mia diretta. Bene. Poi Lisa Gualdi scrive: nella fustella c'è solo il fiore o anche la foglia? Non ho capito. Sì, allora, nella fustella c'è il fiore che poi useremo così lo vedete bene. C'è la fogliolina che usiamo sia per fare il ramo e sia per fare il ramo e anche da mettere sulla ciliegina. Ecco. Usiamo la stessa foglia e poi c'è un calicetto che vi farò vedere poi durante il tutorial, così vedete, ci sono tre pezzi, vedete bene l'utilizzo di questo calice, diciamo, ecco. Troverete poi la raffia nel kit, come vi dicevo, la raffia animata e ci saranno anche dei pistilli, perché poi useremo dei pistilli. Olga Casella scrive: per cortesia, mi tieni una fustella del fiore di ciliegio che mi sembra potrebbe essere usata anche per il fiore di pesco. Che dici? Sì, Appena Olga. passo vengo a prenderla. Grazie, un Certo, bacione. Olga, te la metto da parte subito, poi ti aspetto, eh? Ecco, fai il tuo giretto che io sono qua. Bene. Allora, cosa dite? Possiamo partire? Ho spiegato un po' tutto. No, un'altra cosa. Allora, per chi magari non lo aveva visto, vi ripropongo una cosina che avevamo già fatto, però torna. Anche il porta marmellate perché abbiamo anche qua le ciliegie, come potete vedere. Ho qualche kit qua dietro che mi sono preparata, vediamo.
Eccoli qua. Ecco, guardate, c'è il bordeaux, c'è il rosso, poi abbiamo anche il beige. Ecco qua, questi sono i porta marmellata che abbiamo fatto sempre con le ciliegie. Ecco, dunque voi adesso vedete un po' come fare la ciliegia, che poi è la stessa che trovate anche sui porta marmellata. Ecco, li metto qua comodi, magari così li abbiamo a portata di mano se qualcuno poi me lo chiede. Il kit del porta marmellata, ad esempio, viene 15 euro. Ecco. Allora, mi sembra adesso di avervi spiegato un po' tutto e io direi che possiamo partire. Cosa dite, ragazzi? Possiamo fare il tutorial? Ok, allora mi sposto leggermente la cornucopia, poi ve la farò vedere anche vuota, anzi, magari me la preparate qua sopra e poi la farò vedere alle signore. Ecco, quindi mi libero un pochino. E partiamo, allora, come è per la natura, partiamo con il fiore e dal fiore poi arriveremo al frutto, ok? Allora, io vado subito, poi ragazzi mi date la posizione giusta, ok? Ci siamo? Bene, sì, allora, quasi. Loro stanno posizionando bene il video, così poi ci tengo appunto che sia tutto bello chiaro, che vedete tutto bene. Ecco qua. Intanto vi ricordo che potete appunto mandarmi il messaggio al 338 83 10 184 per chi ha difficoltà nel sito. Per chi invece è molto pratica, e ce ne sono tante, potete acquistare quello che vi ho appena fatto vedere direttamente dal nostro sito www.lartedellanonna.it. Ecco qua. Bene, io vedo la posizione perché Giacomo mi ha appena fatto vedere dal computer, mi sembra che sia molto chiaro visivamente. Ecco, partiamo. Allora, questo è il fiorellino che troverete nella fustella, oppure li trovate per chi acquista il kit, chi magari non ha la biga, ha i fiorellini già tagliati nel kit. Poi ci sarà questo calice, credo di aver chiamato calice. Allora, Susanna Carboni scrive, sì. Non si vede molto bene, è un po' scuro. E possiamo accendere qualche luce? Proviamo a accendere, dietro là forse, beh, ma quella ci illumina poco, penso, sai. Allora, aspetta un attimo che possiamo provare a vedere con un'altra luce, ma credo che non dà tanto risultato, Eccoci, vediamo, magari vedete un po' meglio così. Donatella scrive: io vedo benissimo. Va bene, dai, allora intanto magari fateci sapere se è tutto bello chiaro, intanto magari qualche luce in più abbiamo anche provato a metterla. Ecco, mi sembra di, mi riguardo un attimo le posizioni, sì, ok, ci siamo, perfetto. Magari poi mi avvicino anch'io per farvi vedere bene, perché ogni tanto proviamo anche, sperimentiamo anche altre prospettive per farvi vedere il meglio possibile e poi magari voi ci dite se funziona tutto per il meglio o se era meglio magari la posizione delle altre volte. Allora, io intanto parto. Il fiore, come vi dicevo, è questo che potete vedere. Abbiamo la fogliolina e questa corollina, eccolo qua, il calice. Ve lo faccio vedere magari in mano, così lo vedete, perché è marrone, magari sul tavolo si vede poco. Ecco, allora parto subito. Tornano i miei famosi Giotto Bebè. Ecco, io mi trovo benissimo e li uso tantissimo, soprattutto per fare questo tipo di lavoro. Ecco qua, vado a sfumare il centro del fiore. Ecco, questa volta posso essere anche abbastanza decisa nella sfumatura, perché appunto è bella accentuata la parte centrale del fiore. Mi prendo poi la forbice e vado a fare subito un piccolo taglio al centro. Eccolo qua, piccolo taglietto,
al centro del fiore, piccolo piccolo. Poi prendo. Beatrice scrive: sono pastelli a olio? No, no, sono matitoni. Matite, proprio quelle che usano i bambini all'asilo. Stessa cosa, proprio le prime matite, si chiamano proprio Giotto Bebè. Pastelli morbidi. Allora, sfumo, questo sarà l'interno del fiore. Io vado da dietro, eccolo qua, e vado a fare un punto filza in maniera circolare. Faccio proprio un cerchietto che poi sul cartamodello vi è tratteggiato. Preparo il punto filza. Ecco, ho fatto magari con un filo più scuretto per farvi vedere il giro, poi ve lo avvicinerò anche al limite alla telecamera, così vi rendete conto di quanto grande è il cerchietto. Eccolo qua. Ecco, adesso spero si veda bene. Vedete il cerchietto com'è? Vedete tutto intorno? Fate questo punto filza. Ecco, bene. Adesso mi lasciate gli estremi lunghi in questo modo. Lasciamo lunghi gli estremi. Vado a tagliare. Prendo dai pistilli, ne prendo 3, 4, 5, non tantissimi, Li ho messi dorati perché mi piaceva questo effetto. Poi magari potete metterli anche bianchi, potete metterli anche rosa, potete anche variare. Ecco qua, sono 4-5 pistilli come potete vedere e vado poi, metto un goccino di colla appena appena, ecco, vi raccomando, aspettate un attimino che si raffreddi la colla e poi li schiacciamo un pochino così vi restano uniti. Ecco. Li passo all'interno di questo buchino che ho creato, ecco qua in questo modo, vedete, li passo all'interno, prendo il filo e tiro tutto. Paola Gianaroli scrive, ciao Cinzia, le ciliegie sembrano vere come quelle che stanno raccogliendo a Vignola e zone limitrofe. Non lontano da casa mia. Bene, guarda, siamo proprio a tema, infatti... sono stata molto tentata da questa diretta con la ciliegia perché siamo proprio in periodo delle ciliegie. Come vi dicevo, sono stagionale. Purtroppo non sto pensando al Natale, purtroppo dico perché invece dovrei farlo. E sto pensando alle ciliegie, ecco, sento proprio le ciliegie. Ecco qua, e questo è il nostro fiorellino. Guardate, semplicissimo, avete visto, io ho tirato, è così, in natura il fiore di ciliegio è così. Poi, nella parte dietro, se vi spunta un attimino il pistillo, possiamo anche tagliarlo. Prendo il mio calice, vado a mettere un po' di colla sul sepalo, diciamo. Gabriel Rumer scrive la finezza del colore dello smalto rosa. Vero? Tutto in tema, guarda. Tutto in tema proprio. E lo appoggio, ecco qua, così, vedete? Appoggio bene il calice e vado a chiudere tutto. L'ultima parte che non avevo messo la colla, la chiudo e lo schiaccio. Adesso vi farò vedere bene da dietro l'effetto. Ecco qua, lo schiaccio leggermente, eccolo, vi dà questo effetto proprio del calicetto messo sotto al nostro fiore. Ecco, nel fiore di ciliegio, ho guardato come vi dicevo bene, sono spesso raggruppati a 3 o a 5. Allora, voi preparate i vostri 3 fiorellini, mettiamo un po' di colla e li uniamo tra di loro. In questo sistema. Ecco qua, questo è il nostro fiore di ciliegio. Ecco, potrebbe essere anche a 5, ho visto proprio in natura, magari ne aggiungete uno di qua e uno dall'altra parte. Ecco, 5 fiori potete fare, 3 fiori. A volte ne mettiamo anche uno da solo.
poi vi farò vedere quando li attacchiamo sul rametto come saranno, eh? Ecco, bene. Passo al bocciolo. Bocciolo semplicissimo. Guardate, usiamo sempre la stessa fustella. Tagliamo un altro fiorellino. Per chi ha il kit può decidere, ne abbiamo messi 12. Potete fare 10 fiori pieni così e magari ne utilizzate 2 o 3 per farvi il bocciolo. Ecco, poi dipende sempre dalla rametta che trovate. Se avete una rametta piccola, magari ne fate 2 ramette. Se invece avete una rametta bella lunga, fate una bella rama. Ecco, magari ne mettiamo anche qualcuno di singolo poi fiore. Questo per quanto riguarda il bocciolo, sempre sfumato. Ecco qua. Poi prendo, vado a mettere un goccino di colla al centro. Così. E vado a fare una piega. Ecco, nel cartamodello Giacomo vi ha fatto i disegni. Vedete che è molto facile poi da seguire perché vi ha fatto proprio questi 3 passaggi. Mettiamo un altro goccino di colla al centro e lo ripieghiamo per un'altra volta. Così. Infine si piega una terza volta. Sempre il goccino di colla. E pieghiamo una terza volta. Daniela Piva scrive: non posso fare a meno di comprare tutto, bellissimi. Grazie Daniela, grazie carissima. Questo è il nostro bocciolino, ecco, lo vedete? Guardate, la sfumatura si vede sia all'interno che all'esterno, come potete vedere, perché ho sfumato e ho ripiegato 3 volte. Passaggio molto molto semplice da fare, però ha un bellissimo effetto. Guardate che carino che è questo bocciolino. Ecco, poi prendo il mio sepalo, calice, sepalo, tappo, cioè lo chiamo in tante maniere, ma praticamente è quello che va sotto il fiore. E vado sempre a chiudere tutto. Eccolo qua. Poi mi direte se vedete bene da questa posizione, altrimenti la prossima volta torniamo a posizione solita. Ecco, mi fate sapere se vedete bene, eh? Se vi è chiaro. Se avete qualche dubbio mi chiedete nuovamente, perché poi io ci tengo che il tutorial sia fatto bene, che avete capito bene. A volte magari sembrerò anche ripetitiva, però preferisco magari farvi vedere una volta, 2 volte, 3 volte per essere chiara. Eccolo qua, questo è il nostro bocciolo. Allora, a questo punto abbiamo la nostra rama, ecco qua, e cerchiamo magari di andare a completarla. Io ho già preparato di fiori stamattina. Mettiamo un po' di colla sotto al blocco che abbiamo preparato da 3. E magari lo posizioniamo, eccolo qua, facciamo un bel gruppo di fiori centrale, così come potete vedere. Nella parte finale andiamo a mettere il nostro bocciolino. Barbara Zamboni scrive: buon pomeriggio, sono nuova ma vi seguo sempre. I suoi progetti sono molto delicati, complimenti per la sua bravura e precisione. Grazie, grazie. Guarda, io cerco di fare cose abbastanza semplici, che siano sempre alla portata un po' di tutti, ecco, perché penso anche a chi è principiante, che ha voglia magari di avvicinarsi al mondo creativo. E cerco appunto di fare cose molto semplici, un po' alla portata di tutti. Poi so che tra di voi ci sono bravissime creative che fanno lavori stupendi, magari qualche passaggio sarà anche ripetuto, però ecco, so che le cose semplici piacciono sempre, anche a quelle bravissime, piacciono anche a loro, ve lo assicuro. Sì. Guardate, vi piace questo ramo? Guardate che bell'effetto. Ecco, magari lo mettiamo su un bel cestro in mezzo alla tavola con le ciliegie sparse, vi fa già un bel centro tavola, è già un decoro. Ecco qua. Silvana Mantielli scrive: sono venuta la settimana scorsa
ho perso il commento, eccolo qua. Sono venuta la settimana scorsa con una mia amica per l'uva, mi sa che dovrò tornare per le ciliegie. Ma certo, guarda, siamo qua noi, adesso poi hai anche imparato la nostra strada, dunque puoi venire a trovarci quando vuoi, carissima. Ecco, siamo in fase di frutta in questo momento. Bene, allora, metto giù il ramo, lo avete visto bene? Spero di sì. Poi se volete ve lo faccio anche rivedere. Appoggio il ramo, vi dico due cosine in più a questo discorso. Allora, per chi acquista la fustellina, sapete che io non voglio che una fustella sia solo ed esclusivamente per quel progetto lì, potete anche fare altre cosine. Ad esempio, io lo ho accoppiato a due fiori, guardate che delicatezza questo fiore, così, non l'ho sfumato, l'ho lasciato naturale, semplicissimo. Questo è a due fiori e questo è a tre fiori. Guardate che bello anche quello a tre, che ha tutta questa cappettatura intorno. Come posso utilizzarli? Ad esempio sui sacchettini per le bomboniere, magari chi ha qualche bella cerimonia, qualche comunione, anche un matrimonio, perché è molto delicato, guardate che belli che sono, potete anche metterli su questi sacchettini. Potete fare dei cerchietti alle bambine, ad esempio, ecco, con tutti questi fiori, guardate che ricco che è questo. Queste sono tre corolle, ne usate tre, le mettete sempre sfalsate, fate sempre il cerchio con il punto filza e poi tirate con il pistillo al centro. Molto carino e molto bello anche questo, così con i due giri. Qua ne abbiamo usati due, molto delicato anche questo. Due giri e due foglioline sotto, potete fare qualche piccola composizione. Ecco, soprattutto anche per le bomboniere, per i sacchettini, qualche coroncina, qualche ghirlandina piccola. Ci sono tanti commenti che dicono che il ramo sembra vero. Bene, grazie, grazie. Mi fa molto piacere quando mi dite queste cose. Poi Alina chiede, la fustella ha anche le foglie? Sì, sì. Allora, nella fustella, guardate, vi faccio vedere, trovate la foglia, trovate il calice, metto sempre tutto, perché poi se no so che diventate matte a cercare poi altre foglie. E poi c'è il fiore, questa è la nostra fustellina, tre pezzetti, fustellina piccolina e viene 25 euro. Ecco, bene, allora io passerei, il fiore è fatto e quando il fiore è fatto diventa frutto, dunque passiamo alle ciliegie. Vi tengo qua i tre fiorellini, se poi i tre soggetti, se poi avete bisogno di chiedermi altre cose, e passo alla nostra ciliegia. Allora, come sempre, trovate il modello da ritagliare e poi andate a disegnarlo sul panno Lenci doppio. Avete due o tre colori, mi sembra, sul kit. Ne abbiamo messa anche una di Bordeaux, come vedete poi nelle foto. E poi invece nel kit, nel set del panno Lenci, avete un rosso chiaro e un rosso scuro. La disegniamo. Ecco, sarò ripetitiva, ma vi raccomando, non ritagliate prima il modello, prima di cucirlo. Prima disegnatelo, poi cucitelo e poi lo ritagliamo. Questo è un pezzo piccolo, potete anche sul panno Lenci, ad esempio quelli dei rotoli, potete anche disegnarle tutte e poi andate a cucirle. Perché se voi ritagliate prima di cucire, poi diventate matte sotto la macchina da cucire, perché vi scappa, vi passa sotto, vi si apre. Ecco, invece così diventa molto molto semplice. Ecco, poi andiamo a rifilarlo, si rifila quel mezzo centimetro tutto intorno. Eddie ben in casa. Sì, ciao Eddie. Riferendosi ai fiori che ho fatto vedere prima, quelli con i tre giri, scrive, quel fiore mi ricorda l'elleboro natalizio. Ecco, bene, dai, mi fa piacere, ma infatti questa fustella vi tornerà ancora, sicuramente. Paola Ferrara scrive, si possono cucire a mano? E le ciliegie sì, sono piccoline, potete cucirle anche a mano. Fate sempre un bel punto stretto perché poi dobbiamo girarle, non con il punto festone in questo caso perché vi perde un po' l'effetto. Ecco, questo è il margine che dovete tenere, ve lo avvicino così lo vedete bene, mezzo centimetro, ok? Poi andiamo a prendere uno dei due strati e andiamo a fare un piccolo taglietto.
ecco, che poi si aprirà logicamente, perché altrimenti diventiamo matti a girarlo così. Quindi, una volta che ho preparato, vado a girarlo, preparato il mio taglietto, giro la mia ciliegia. Allora, Clara Mariotto scrive: Cinzia, è tutto meraviglioso. Volevo chiederti, la pesca l'hai già fatta? Perché l'albicocca, ciliegia, fragole, uva, ma la pesca ci starebbe benissimo in un portafrutta. Vuoi dirmi, Clara, che devo fare un'altra diretta con le pesche la settimana prossima? Andiamo di frutta qua tutta l'estate. Allora, sì, l'ho già fatta la pesca comunque, però potrebbe essere anche un'altra idea da proporre. Non è male come idea anche la pesca, eh? Ciliegie, fragole, limoni abbiamo fatto, anche i limoni sono bellissimi, eh? Per chi non li ha visti andate a vedervi la treccia di limoni che è molto bella, abbiamo fatto anche quelli. Ecco qua, questa è la nostra ciliegina rigirata, vado a imbottirla, ci prendo l'ovata, ecco qua, e vado a imbottire la mia ciliegina. Sì, sì, le abbiamo fatte anche le pesche. Però, guarda, in natura ho ancora diversi frutti che vorrei provare a fare, ecco. Dunque, abbiamo possibilità di creare all'infinito ancora. Vado a mettere dentro tanta imbottitura, sapete. Allora, vi ricordo un'altra cosa che magari per tante sarà banale. L'imbottitura è importantissima, importantissima. Dovete imbottire in maniera estrema proprio, perché dove ci sono le cuciture non dovete vedere grinze, non dovete vedere pieghe. Sia che imbottite una ciliegia, sia che imbottite un cuore grande, l'imbottitura va sempre messa in maniera abbondante proprio, deve essere in tensione, o il tessuto o anche il panno lenci, il feltro, quello che andate a imbottire, ecco, a meno che non sia un progetto che non richieda tantissima imbottitura, però ad esempio in questo caso della ciliegia sì, ne dobbiamo metterne senza pietà, sta povera ciliegia dobbiamo proprio renderla piena, gustosa e saporita, non piena d'acqua come quelle che ci sono, perché quest'anno, ecco, a parte la Elena, allora loro hanno la produzione di ciliegie, ecco, adesso Elena sta ridendo, e me ne ha portate una cassettina, le sue erano speciali, veramente veramente buone, ecco. Però so che quest'anno con le piogge non è stato il massimo. Bene, io direi a questo punto potete vedere che la ciliegia è bella piena. Avete questa specie di cuoricino nella parte sopra e leggermente nella parte sotto. Prendo un po' di ago e filo e vado a chiudere con dei puntini, faccio un nodino che metto all'interno. Antonella Berretta scrive: scusa Cinzia, ma hai già fatto il tutorial dell'albicocca? E sì, lo trovate, c'è sui video, trovate l'albicocca, e lo abbiamo fatto mi sembra lo scorso anno, più o meno sempre in questa stagione, perché appunto come vi dicevo mi piace molto lavorare con i soggetti della stagione. E si trova anche su YouTube. Si trova anche su YouTube, è vero, perché lo abbiamo caricato anche su YouTube. Abbiamo fatto l'uva, l'ultima diretta, mi sembra, giusto? Sì. L'uva ha un successo incredibile, guardate che vanno a ruba veramente anche le fustelle della foglia, perché qualcuno pensa gialli. Siamo andati un po' avanti con la stagione, però sono anche contenta di averlo fatto, perché possiamo già pensare un pochino ai soggetti per l'autunno, eh?
La fustella poi ve la rifarò vedere, ce l'ho proprio qua sul tavolo per rifarvela vedere, è piaciuta tantissimo. Ecco, anche lì magari per l'autunno con qualche fungo, un po' d'uva, delle castagne, potete prepararvi dei bei centri tavola da mettere sulle vostre tavole. Marisa Colussi scrive: ti farò un fischio per quando vieni a novembre a Pordenone di portarmi una fustella, perché vedo benissimo questo fiore anche a Natale, anche in un altro colore. Bravissima, bravissima. Infatti questo è un fiore che sicuramente tornerà utile anche per Natale, eh? Non è un fiore che nasce solo per fare il fior di ciliegio, è un fiorellino molto molto carino che poi lo utilizzeremo ancora sicuramente. Daniela Sarzi scrive: posso chiederti che filo usi, se lo vendi tu? Allora, no, non ho filati purtroppo, io ho quelli che uso per fare i miei lavori, ecco. Mi piacerebbe tanto inserire anche i filati, però abbiamo un negozio che ormai è strapieno, non sappiamo più dove mettere le cose. Comunque, usa un filo da uncinetto. Guarda, ti faccio vedere che bobina ho io, pensa a te addirittura. Uso cose del genere. Sono da uncinetto perché hanno una tenuta forte. Adesso vedrai perché ti parlo della tenuta, perché ci serve appunto nel prossimo passaggio. Ecco, prendi dei fili da uncinetto o anche da ricamo. L'importante è che poi quando andiamo a tirare non si rompa, ecco. Allora, voi avete visto che io ho chiuso, vi faccio vedere, sono dei puntini abbastanza fitti. Ecco qua, posso fare anche di meglio, è che nella diretta ho sempre... Ecco qua, si vede bene Giacomo, sì. Sì, okay, si porta anche un po' più su, così ecco si qua, meglio. Bene. Questa qua è la chiusura, e poi se si va appunto a... Vi faccio vedere, ad esempio, nel caso l'abbiamo messa sulla gerla, poi dietro mettiamo anche un ferretto per puntarlo sulla spugna. Mettiamo sempre un ferretto con un po' di colla e poi va puntata sulla spugna. Lo stesso per quelle che abbiamo messo sulla tazza, hanno tutte un ferretto dietro. Se andate a metterle su una ghirlanda, la appoggiate direttamente, le incollate direttamente sulla ghirlanda. Nel caso del cestino, guardate, che carina questa doppia. Le mettiamo tutte posizionate, rivolte verso la parte, diciamo, dove non c'è il taglio. Ecco, anche se fate un bel cesto sulla tavola, le mettete tutte belle nella parte, diciamo, che non è cucita. Poi non credo che qualcuno vada lì a prenderla e girarla, però comunque se fate dei puntini belli, fitti, piccolini, ecco, magari più fitti del mio, ecco, non si nota neanche. Poi parto, adesso vi faccio vedere il prossimo passaggio che vi parlavo del filo. Allora, parto dalla parte sopra, ok? Sopra dalla cucitura ed esco sotto. Sopra, sotto, così. Ritorno nella parte sotto ed esco nella parte sopra dove sono partita. Ecco qua. Vado, vi faccio vedere la parte più bella, vado a tirare, ecco perché il filo mi serve forte, tiro e poi vado a saldare sopra qua, perché poi tanto qua ci metteremo il picciolo e non si vedrà più niente. Ecco lì, ed esco poi un punto della ciliegia. Ci serve per questo il filo forte, perché devo proprio tirare e dare questa forma, eccola qua, come potete vedere, dare questa forma della ciliegina. Si vede? Si vede bene? Ecco, vedete che c'è proprio questo incavo sopra e sotto più leggero. Poi mi prendo la mia raffia animata, eccola qua. Prendo la raffia animata, sono 7-8 centimetri circa che andiamo a utilizzare. Ecco qua. Do una leggera curvetta, così. Se volete potete farla, avete visto quella che ho fatto doppia, potete anche farle doppie. Ne ho messe qualcuna di doppia, eccole qua. Mi sono fatta anche gli orecchini l'altro giorno, non so chi ha visto le foto che ho pubblicato. Vi ricordate quando eravamo bambine che si mettevano gli orecchini
le ciliegie fatte ad orecchino. Ecco, le ho messe sulle orecchie l'altro giorno perché mi piaceva questo ricordo delle ciliegie nelle orecchie e faceva un po' ridere, però ve lo assicuro. Ecco, bene, mettiamo una goccina di colla. Chissà quanti di voi avrà fatto la stessa cosa. E vado a incollare il mio picciolo dove ho creato l'incavo. Eccolo lì. Lori Creativa scrive: questo tutorial viene salvato in modo da poter rivedere qualche passaggio in fase di lavoro? Sì, certo. Guarda, tu poi puoi entrare nella mia pagina, vai sui video e il tutorial rimane registrato. Se volete, ci sono anche quelli dello scorso anno, rimangono tutti. Ecco, lo puoi riguardare, magari se hai qualche passaggio da rivederti, vai a cercartelo. O anche su YouTube. Anche su YouTube, poi lo caricheremo anche su YouTube. Ricarichiamo. Esatto. Ecco qua la nostra fogliolina, avete visto? Un goccino di colla, ne mettiamo una. Ecco, qualche ciliegia lasciatela anche senza, perché altrimenti vi vengono tante foglie, troppe foglie, non esagerate. Ecco qua. Facciamo qualcuna senza, qualcuna magari anche doppia, se... Eccola qua, guardate, questa è doppia, ad esempio, due foglioline, ecco. Però lasciatene anche qualcuna senza. Io ho qua la mia cassettina di ciliegie. Bene, adesso a questo punto facciamo il punto luce, sempre con il nostro colore acrilico. Ecco, per chi vuole, abbiamo anche questi coloretti, li trovate sul sito, per chi magari non ce l'ha, ha bisogno di acquistarlo. Ci sono questi tubettini di colore acrilico. Sapete che io sono molto casareccia, stecchino. E andiamo a fare, mi avvicino un attimino, questa virgoletta nella parte sopra. Fate proprio una virgola. Eccola lì, così. Facciamo due puntini. Mary scrive: un altro modo per fare il picciolo non avendo la raffia? Oddio, non saprei, perché io ti dico, da quando le ho fatte ho sempre usato questo materiale, che è quello più che si presta di più, perché appunto lo curvi, lo metti dritto e se fai con del filo normale non ti sta su, e poi se devi ritagliarlo dal panno o dal feltro è molto sottile, è difficile. Cioè, secondo me l'ideale è proprio la raffia animata, è proprio la sua in questo caso, per creare questo effetto proprio picciolo. E questa è la nostra ciliegina, eccola qua, fatta. Guardate, queste, vi faccio vedere un po' come le ho posizionate. Ne ho fatta anche qualcuna sfumata leggermente dalla parte opposta per dare proprio l'effetto luce. Ecco, bene, allora... Ricapitoliamo un attimo, abbiamo usato il kit, per chi vuole c'è il kit, abbiamo usato le ciliegie, c'è il materiale, vedete c'è tutto il panno rosso per fare 9 ciliegie, poi magari qualcuna in più ve ne esce anche se state ben strette, comunque sono 9 ciliegie, poi abbiamo questi 12 fiori completi con la corollina, con il calice sotto, e poi ci sono anche delle foglioline per creare questo ramo. Eccolo qua, il ramo che abbiamo creato, come potete vedere, con i nostri fiori di ciliegio. Ci sono i pistilli all'interno, potete trovare i pistilli per confezionare il fiore, e il ramo, ecco, quello dovete cercarvelo, perché altrimenti dovrei potare un bosco per accontentarvi tutte, però so che ognuna ha magari un punto di riferimento dove andare a trovare questi bellissimi rametti. Ecco, questo è il kit per quanto riguarda queste ciliegie e questi fiori. Chi invece vuole fare la tazza, eventualmente c'è anche il kit per la tazza, mentre per chi vuole acquistare dell'altro materiale abbiamo il set in promozione, con i 5 rotolini a 10 euro. Ecco, sarà in promozione per 2-3 settimane circa, ma poi lo scriveremo comunque sulla pagina. Ecco qua. Vi ricordo la raffia animata, questa qua, così vi faccio vedere, che abbiamo utilizzato tantissimo anche per l'uva.
voi la modellate, questa qua ad esempio potete fare il ricciolino, è modellabile, vedete, eccolo qua, vi resta il ricciolino. Nel caso della ciliegia la usiamo piegata, la usiamo doppia ad esempio per le due ciliegine, la mettete doppia così, fate la piega sopra, ecco, fate una piega e poi la attacchiamo sulle due ciliegine, in questo caso così, ecco, raffia animata. E poi per ultima, ma è quella diciamo più importante, la nuova fustellina che abbiamo fatto, ve la faccio vedere un po' da vicino, eccola qua, che è la fustella del fiore di ciliegio. Eccolo, bene. Eddie scrive, i tuoi kit sono sempre abbondanti. Bene, mi fa piacere. Rottoni scrive, ciao Cinzia e a tutte, arrivata ora. Bene, ciao cara, infatti ho visto che mancavi oggi. Come mai? Io le ho fatte sulla porta, le ho fatte sul porta marmellata e sono sempre belle, però nella prima versione non mi pare ci fossero i fiori. E no, nel porta marmellata non c'è il fiore, non c'è il fiore nel porta marmellata, c'è una fragolina eventualmente, però il sistema è questo del come le avete viste fare, eccolo qua, uguale identico. E Tiziana scrive, scusa, cosa costa il kit per il ramo? Il kit per fare il ramo viene 17, avete materiali per fare le ciliegie e per fare il ramo, questo che avete visto, ecco, avete un 12 fiori scusa, da utilizzare. Alina scrive, il kit della porta marmellata quanto costa? 15, il kit del porta marmellate viene 15 euro. Bene, allora io vi ricapitolo un attimo, no, volevo ecco farmi vedere... Volevo farvi vedere la gerla come è fatta vuota, questa qua, adesso me la passa Elena, eccola lì. Allora, questa che voi avete visto che io ho fatto vedere, eccola qua, scusa Elena, ecco, è una gerla cornucopia, sarebbe una cornucopia, ha anche un appoggio, così ne ho qualcuna, non ne ho tante, ne ho 4-5 forse. Per creare questa composizione ho tolto, vabbè, la parte col nylon e ho inserito una spugna. Ecco, abbiamo sempre bisogno di una spugna dove poi andare a puntare le cose. Mettiamo il ferretto, vedete, il ferretto dietro alle ciliegie, come vi ho fatto vedere prima, e andiamo a puntarle poi sulla spugna che abbiamo posizionato, ecco. Il rametto si infila anche quello e potete creare questa bellissima composizione. Ecco, per chi vuole, eventualmente basta che qua dovete scrivermi perché non li ho nel sito, perché poi magari è un prodotto che non trovo. E ne ho qualcuna, forse 3-4. Luisa Fabro scrive, ciao, Cinzia, ci fai vedere meglio il fiore con tre petali, grazie. Sì, allora vi faccio rivedere questo, anzi quasi quasi vi metto anche due foglioline così magari lo vedete completato. Ecco qua, metto un paio di foglie e poi ve lo avviciniamo così lo rivedete con tre corolle. Le mettete tutte insieme, le sfalsate, 1, 2, 3 e fate il punto filza. Ecco, le tagliate prima, tagliatele prima di arricciare e poi inserite il pistillo. Poi tirate tutto come lo stesso identico procedimento che ho fatto per un fiorellino, lo fate con i tre o con i due. Ecco, molto molto carino da utilizzare secondo me per le bomboniere, eh? È un fiore molto delicato, se avete bisogno di fare sacchettini semplici, senza grandi elaborazioni, secondo me questo è proprio il fiorellino giusto. Ecco qua, adesso ve lo inquadra bene Elena così lo vedete da vicino. Patrizia Venturini scrive, da quando posso ordinare tutto? Allora guarda, il tempo penso quanto impieghi dopo caricare? Penso che entro le 5:15 dovrebbe esserci già tutto sul sito. Esatto, sì, perché dovevamo farlo stamattina, abbiamo avuto un imprevisto, non siamo riusciti a farlo e come ti diceva Giacomo, verso le 5 così dovresti trovare poi tutto già disponibile. Io il materiale ho tutto in casa, fustelle sono arrivate tutte, i kit sono già pronti,
Dunque, ho già tutto in pronta consegna, ecco. Rottoni scrive: avevo da fare in cucina con la torta di riso. E caspita! Allora, cara, prenderò il nuovo kit con fiori o la fustella quando avrò la big. Ho sentito la tua mancanza oggi, ecco, vedi, stavi facendo la torta di riso. Bene, dai, ecco, mi fa piacere. Daniela Piva scrive una cornucopia per me. Bene, dai, allora poi eventualmente ci aggiorniamo, perfetto. I commenti. Esatto, sì, perché poi ci dobbiamo scrivere anche, vero? Perché so che poi partirai per le vacanze, hai un sacco di cose che hai voglia di fare. Bene, bene, dai, ci sentiamo poi, Daniela. Alina scrive: cosa contiene il kit marmellata? Allora, il kit porta marmellata, avete il feltro da ritagliare, anzi se volete c'è anche lì il tutorial che avevamo fatto un po' prima di Natale, se andate a cercare un po' prima di Natale c'è proprio il tutorial del porta marmellate, e avete il materiale, il feltro, questo con i quadretti per creare la vostra borsettina, e poi avete i colori per prepararvi la ciliegia e anche la fragoletta, mi sembra ci sia la fragoletta anche sul porta marmellata, ecco. Il procedimento della ciliegia è uguale identico a quello che avete visto oggi, viene 15 euro il kit del porta marmellate. Anna d'Este scrive: si può acquistare la cornucopia? Sì, ne ho qualcuna e vi dico anche il prezzo, perché è molto particolare, ha due gambine così che vi sorregge, questa rimane così sul tavolo, viene 24 euro perché è molto particolare, poi è fatta con un bellissimo materiale. Ecco, poi sapete che a me piacciono le cose belle, anche se sono un po' più care. Patrizia Venturini scrive: io le cornucopie le faccio con le cannucce di carta. Ma dai, bello, ma pensa a te, guarda, il mondo della creatività è infinito. Vengo a scoprire cose vostre bellissime, mi piace sapere questa cosa, veramente sai. Carla Puccini scrive: dove posso trovare le tazze per fare le composizioni? Grazie. Allora, le tazze, questa settimana ne avevamo qualcuna anche noi, al limite mi scrivi che ti mando la foto di quello che ho disponibile, ecco, eventualmente basta che mi scrivi. Paola Barusso scrive: cosa costa la gerba? 24 euro, questa qua è molto molto bella perché è d'appoggio, non è da appendere, oddio se uno vuole può anche appenderla, però secondo me è proprio particolare perché ha queste due gambine di ferro, è un ferro un po' invecchiato che andate ad appoggiarla, molto bella. Ecco, colgo l'occasione, vi ricordo l'uva, il nostro kit di uva, perché le ho prese con l'idea di mettere l'uva, eccola qua, così. Perché sarebbe bellissima che esce dalla cornucopia. Ecco qua, vi faccio rivedere i nostri kit dell'uva, per chi magari non li aveva visti, tantissime li hanno già acquistati, posso essere sincera, ecco qua. La mia idea era proprio quella di mettere l'uva che scendeva da questa cornucopia, magari con un bel girasole qua sopra. Ecco, poi non ho avuto il tempo di prepararla con l'uva, l'ho preparata con le ciliegie. Ecco, vi ricordo per l'uva un'altra cosa che prima vi avevo accennato. Abbiamo la nuova fustella. Ecco, queste sono le due fustelle appena nate, che è la foglia della vite. Molto bella, guardate. Anche questa la vedrete sicuramente nelle prossime fiere che la proporrò. Farò veramente, ho tante idee, poi non so se ci arrivo, ma comunque idee ce ne sono. L'importante è quello, che abbia le idee. Ecco. Eddie scrive: si può usare anche l'aiuta cerata della gerba di girasoli? Certo, sì, esatto, potete anche utilizzare, eventualmente ce l'ho qua dietro, guarda, ho tutto. Ah, poi vi faccio vedere anche il cappello che ho pubblicato. Allora, l'aiuta cerata, per chi vuole, magari se la prepara, appunto sempre col discorso della piegatura, se la prepara d'appoggio, inserite sempre un po' di spugnetta, vi fate una spugnetta circolare, la inserite e poi vi puntate le ciliegie, così vi si ferma, vi si blocca bene il lavoro, altrimenti vi si muove, poi se lo spostate magari dalla tavola, ecco, mettete sempre un po' di spugnetta che allora vi tiene fermo il lavoro e poi puntate le ciliegie. Ecco, l'aiuto cerata è disponibile, la trovate sul sito, e di un pezzo da 30 cm ad esempio viene 5,50 euro, però tagliate 5 pezzi poi per fare
leggera lenta, così. Silvia Ricci scrive: quanto vengono le perle? Sono arrivate le corone dello stesso materiale? Ah no, aspetta, le gerle, quindi quanto vengono le gerle? Sì, allora, la gerla viene 24, se volete ho anche delle ghirlande, e Max, prendimi un paio di ghirlande, perché mi chiedevi dello stesso materiale, giusto? Ecco, ci sono anche le ghirlande per chi eventualmente vuol fare composizione girasoli, uva, l'altro, col... beh, dammi anche il bianco. Poi faccio vedere il cappello. Ecco qua. Questa è in colore naturale, se volete, e questa è bianca. Ecco, queste vengono 9,50 per chi vuole fare, eccole qua, sì. Per chi magari vuole fare qualche composizione, ho delle ghirlande disponibili. Non ne ho tantissime, comunque qualcuna ne ho adesso. In questo momento sono arrivate. Ecco, le appoggio qua. Vi faccio vedere l'ultima cosa, poi magari vi lascio perché non voglio diventare troppo esagerata. Il cappello che ho pubblicato perché è piaciuto tantissimo. Non so se vi ricordate che vi avevo detto nell'ultima diretta, ho in mente di fare un cappello e poi alla fine l'ho fatto. Ecco, girasoli. Qua, come potete vedere, ho usato un kit di girasoli. Ce ne sono tre nel kit e due boccioli. E poi ho utilizzato il panno Lenci in alternativa. Sapete che in alternativa ai due colori del kit avevamo i cinque colori poi per fare i vari colori dell'uva. Ho usato l'amarena e ho usato il giallino e ho fatto altri due colori di grappolo d'uva. Ecco, e molto bello da appendere. Potete appenderlo, non so, in un portico ad esempio, una terrazza, una bella taverna. Ecco, molto bello, molto... molto estivo, proprio un bel cappello estivo. Bene. Cinzia Prando scrive: ciao, cosa costa la fustella della foglia dell'uva? Grazie. Allora, la fustella della foglia dell'uva viene 26. 26. Ti aspetto, sai, che è un pezzo che non ti vedo. Allora, cosa dite, ragazzi? Intanto l'orario abbiamo fatto quanto? Un'oretta? Siamo un'ora e 10 quasi. Bene, dai, allora queste belle dirette del sabato vanno un po' oltre le solite del mercoledì che eravamo un po' più ristretti, però mi fa anche piacere magari stare un'oretta con voi, farci due chiacchiere insieme, ecco. Adesso io vi metterò poi sulla nostra diretta, vi metterò i due recapiti che abbiamo sul sito per chi vuole acquistare e anche eventualmente il numero nostro. E voi condividete queste dirette che poi più siamo meglio è, ecco, sapete che tra poco arriveremo ai 15.000 follower e poi anche lì ci sarà magari una sorpresa come abbiamo fatto l'ultima volta di 10.000, metteremo carta modello in omaggio, ecco, devo un po' pensare, sto pensando a qualche progettino un po' particolare. Nadia Rosa scrive, cioè chiede se vendi il cappello. I cappelli sì, ne ho qualcuno disponibile, sì sì, non è uguale a questo perché questo è un cappello che avevo e da un po' di tempo e mi passi i cappelli. Ecco, se avete bisogno di queste cose poi scrivetemi perché non li mettiamo sul sito perché non ne ho tanti, ecco, dovrei caricare e poi toglierli subito. Ecco, per chi vuole ho questi così, che vengono 9,50, ok, ne ho uno più grande da 12 se vi interessa, ecco, se eventualmente qualcuno interessa scrivetemi che ve lo metto da parte, ecco, e gli altri sono di questa misura, eccoli qua, così, 9,50, ecco, ne ho qualcuno ancora disponibile se volete. Facciamo l'ultimo giro di domande poi. Ma certo. Allora, Clara scrive, Cinzia posso chiederti che diametro ha la ciliegia? E allora, grosso modo sarà un 5-6 circa sì, come diametro. Poi ha una sagomina un po' particolare come fattezza per creare proprio questo effetto ciliegia. E Marisa Colussi scrive, che dire, sei bravissima, saluti a te Giacomo, Massimiliano, Elena. Grazie, Marisa, ti ricordi proprio di tutti, sei un portento tu, cioè i nomi dal primo all'ultimo, bravissima. Andy scrive, ma gli sconti estivi li fai? Allora, e lì dobbiamo
Guarda, abbiamo mille cose da fare, veramente. Cioè, siamo passati da girasoli, uva e ciliegie tutta una volata. E poi vediamo se riusciamo a fare qualcosa anche quest'anno. Ecco, non... adesso in previsione magari avevamo queste cose urgenti, però sicuramente magari poi faremo qualcosa anche in questo contesto. Ecco, idee, come vi dicevo, ne ho tante. Poi il discorso è il tempo, perché magari abbiamo qualche giornata che abbiamo tanto da fare anche in negozio e siamo full. Ecco. Bene, allora io direi che vi posso salutare perché qua fremono, poi vogliono andare a bere il caffè dopo la diretta e hanno anche fame, anche se non è la sera, le 7, però hanno... adesso in questo orario c'è la merenda, ecco, mi stanno aspettando. Io direi che vi ringrazio tutte perché so che mi seguite con tanto piacere, vedo che siete sempre numerose. E sicuramente ci vedremo in qualche altra diretta perché io penso, invento e propongo. Un abbraccio a tutte e vi aspetto alla prossima diretta. Condividete, mi raccomando.